e poi le fai diventare. Oh, ma c'è stato un processo dove sono stato assolto. Non entriamo, abbiamo capito. Ma io e Francesco Totti siamo così. Vuoi sapere chi è stato il chi ha fatto il tramite? Maurizio Costanzo. Ma lei che ne sa? Ma tu non te la devi prendere con me. Tu te la devi prendere con tuo marito, non quello che ti ho fatto io 13 anni fa, quello che ti ha fatto tuo marito, perché io facevo un mestiere deprecabile, schifoso, immorale, ma era il mio lavoro, io lo amavo e io facevo il mio lavoro. Io non prendevo la ragazza finta e le buttavo nel letto di uno sposato. Se è successa una cosa del genere, non è colpa mia. Se quelle due persone si trovavano in quel posto, non è colpa mia. Io ho fatto il mio mestiere, tu non te la devi prendere con me, te la devi prendere con tuo marito. Punto. Questa è la tua versione. No, è la realtà. Ovviamente parla da donna ferita che in un momento difficile della sua difficile, che doveva essere bellissimo della sua vita, dove aspettava. Ma è colpa mia? È colpa mia? Ma questo non lo so. Ma tu sai quante persone del mondo dello spettacolo? E devo dire che ci voglio anche uscire, no? Perché è sai quante persone del mondo dello spettacolo hanno avuto problemi? Ma ce ne sono migliaia, ma non è che se la prendo. Sai qual è il problema? Che io dicevo sempre ai tempi che una volta le agenzie erano sconosciute. Io invece rappresentavo la gente, ma tu non te la puoi prendere. Ok, però tu evidentemente avendo giocato nella tua vita facendo questo lavoro, avendo toccato, non hai giocato, facendo il tuo mestiere, quindi avevi tra le mani cose che riguardavano famiglie, coppie e tutto, è normale che le persone si sentano anche ferite. Perché la sua teoria è quello che ha detto, e qui ti analizzo l'oggettività. Lei dice, quello che mi hai fatto, virgola, facciamo un salto nella frase, perché hai soldato una facendo finta che la cosa non era successa, praticamente ha voluto difendersi davanti all'Italia del tradimento. Ma non è così, quella ragazza non è stata, non è che io ho organizzato uno scoop e è stata soldata, io ho fatto il reportage di ciò che era successo. Quindi nel momento in cui dici quello che mi hai fatto, perché secondo la sua teoria gli ho buttato una ragazza addosso a Totti finta e ho fatto una storia, ma ragazzi, ma stiamo scherzando? Ma se io oggi gli avessi fatto una querela sia a lei che a lui, perché quello che è scritto nel libro è completamente falso, e lo dico da arrabbiato. Quello che dice lei è gravissimo, perché c'è un procedimento penale dove sono stati ascoltati 3.000 persone, e i fatti non sono questi.